Yes, excellent. Well, good morning. My name is Buongiorno a tutti, mi chiamo Emmett Dooley. Sì, vivo in Scozia, però sono da Offaly, dall'Irlanda. Ho un regalo, una maglia per qualcuno dall'assemblea. Prendila. That was a good throw. Dobar izbacaj. Anyway, so the Society for the Protection of Unborn Children. Društvo za zaštitu. La società per la protezione dei non nati. Starije pro life za život. È un'organizzazione più vecchia nel mondo. Iniziata 1967. Human life ever since then. Protegge i più vulnerabili dei non nati. I am the manager of education and outreach. Sono il direttore dell'educazione e sostenimento e aiuto. Ho l'onore e la possibilità di parlare ai mille giovani ogni anno. Vedere tante facce che sono state cambiate proprio nel parlare sulla vita. Nella scuola media e facoltà, anche nelle scuole elementari. Prima vorrei dirvi come unici e particolari siete tutti voi. Penso che non capiamo quanto grandi siamo, quanto eccellenti siamo. All'inizio sua madre aveva 8 milioni ovai nel suo organismo quando era nel 20ª settimana della gravidanza, quando era feto. Voleva dire che ognuno di voi poteva essere uno di quelle 8 milioni di cellule femminili. E noi uomini ispuštamo 400.000. Noi uomini abbiamo 400.000 cellule maschili. Si moltiplica 8 milioni per 400 milioni. So, per questo voi non siete uno di milione, voi siete uno su 3.200 miliardi. Eccellenti. Vorrei mostrarvi sui scherni il momento del vostro concepimento. Vedete i lucini che sono sul scherno. Obično funzioniera, levo. Solito funziona. Qui abbiamo un po' di luce bianca che si vede nel momento del concepimento. Avete iniziato la vita, il suo percorso come un raggio della luce. Molto biblicamente, vero? Si vede adesso. E Dio dice che sia la luce. E in quel momento il vostro sesso, il colore degli occhi, l'altezza, se vi siete mano destra o no, la intelligenza, i capelli, tutto è stato determinato in quel particolare momento. Propongo questa cosa sempre come parte della mia testimonianza dell'amore e della responsabilità. Parlare di nuova vita,
dell'aborto, delle relazioni, della riproduzione, della sanità sessuale, dell'eutanasia, del traffico delle gente, quella che diventa un male che cresce giorno oggi giorno. Un insegnante domenicano eccellente chiamato Father Alan Sullivan dice che dobbiamo essere come le farfalle, non come le vespe, e che non facciamo un pugno alle persone. Life begins at conception. Per dire che la vita diventa, cioè che la vita avviene con il pungio. La farfalla è bella, attrae con bellezza. Dobbiamo lasciare che la bellezza della nostra vita personale cambia gli altri. Give me their approval. E 85% degli studenti ha detto sì su questo e fanno il supporto. Cosa eccellente quando si parla di un soggetto così pesante, così sensitivo. Fondamento, dobbiamo avere in mente che la gente non interessano quanto sai, ma vogliono sapere quanto ti importa. Devi amare qualcuno prima per poter cambiare la loro vita, perché noi non possiamo cambiare la loro vita. Questo solo può fare Dio. Dobbiamo essere generosi quando avviene una gravidanza non aspettata. Dobbiamo mostrare misericordia, non condannare. La nostra organizzazione che noi abbiamo, Istituto Alma Mater, dove ogni studente nel terzo anno può richiedere, cercare un sostegno finanziale o supplementi gratuiti per i bambini, laboratori di miglioramento e formazione per i neogenitori, un aiuto emozionale, una consulenza. E noi proviamo anche di fare quel percorso insieme a loro finché portino questa vita in forza avanti. Qui non parliamo solo del Regno Unito. Che sostegno avete qui nei vostri paesi se c'è una gravidanza non aspettata? Dove le donne che hanno bisogno, dove possono cercare, dove possono bussare? Questo dovrebbe sapere ognuno di voi. Se non esiste un luogo così nel vostro paese, quindi voi dovete formare, creare un istituto come questo. Dobbiamo concentrarci sulle donne che ancora hanno fatto l'aborto. Questa donna potrebbe essere la tua sorella, tua amica, tua madre. Potresti essere anche tu. Qui non siamo per giudicare, ma per aiutare e amare. Ci sono le organizzazioni fantastiche, come il vigneto di Rachelle, e
è un'organizzazione che trattano la trauma dell'aborto. E sono fantastici. Perché dopo un aborto la ragazza potrebbe essere sentire un alleggerimento breve, però molto veloce, si cambia con una di queste. Scusa, aspetto il traduttore. Numbness? Yeah. Obamerlost. Relationship problems. Problemi o vesi. Problemi nella relazione, attacchi di panica, vergogna, rabbia, samoranjavanje, quando qualcuno si sente ansioso, vuole anche la depressione, lo stress post-traumatico, potrà avere problemi con l'alcol, con le varie materie di tossicodipendenza, anche se nessuno di voi non ha niente a fare che con gli aborti, oppure sì, avete la lotta con questo, siete in un posto giusto, andate a parlare con un sacerdote, con il vostro capogruppo, con i vostri amici dello stesso gruppo, come uno di questi giovani, belli giovani qui davanti a me, perché mai siete soli. Però dopo l'aborto, la società ha dato alle donne, agli uomini e alle famiglie un messaggio che, seguendo l'aborto, la loro vita può rimanere la stessa come ante, però quello non è un caso, è un raro caso. Tante donne, tanti uomini hanno trovato che la vita non è più la stessa. Perché qualsiasi ora, qualsiasi presto sia l'aborto, la madre e il padre perdono un figlio, è un fatto. E questa è la ragione profonda della loro tristezza, è la ragione perché cercano aiuto, un sostegno, e noi dobbiamo essere qui per dare questo sostegno. Sapete voi dove avete un centro per la consulenza dopo l'aborto nel vostro paese? Se non c'è, iniziate uno. Metterò un codice QR dove potete anche fare lo scan e contattarmi, e volentieri rispondo e ci mettiamo in contatto su qualsiasi domanda così delicata di cui parliamo. Facciamo i training con il progetto Verità, è un'iniziativa giovane, dei giovani. Viaggiano dappertutto la Scozia, in tutte le città, offrendo questa verità delle gravidanze non aspettate, del trattamento gratuito dopo l'aborto, e parliamo dell'umanità di un bambino, piccolo bambino. So che l'aborto è una materia grave. Mentre facevo l'università ero pro aborto,
per esempio nel caso della violenza verso la donna. Pensavo, in quel caso la donna ha diritto di fare aborto. E lì ho conosciuto una ragazza bella di nome Ham, perché Dio sempre faceva, sempre agiva nella mia vita tra le donne che sono belle, perché sa cosa mi attira, cosa attira la mia attenzione. E questa donna bella è stata concepita proprio in un atto di violenza. E anche lei ha detto, perché vivo? È la colpa del mio padre. Dice, io sono innocente. Ma questa ragazza ha cambiato completamente per sempre il mio guardo e il mio pensiero sull'aborto. Più lo guardo, io vedo sempre la possibilità di fare aborto. Sempre trovo un'altra opzione, quindi un'alternativa dell'aborto, perché la donna e i loro bambini meritano meglio e noi dobbiamo stare lì ad aiutare loro. E a volte la gente dice, se un bambino ha un caso della disabilità o qualcosa, adesso ho una bella opportunità per voi. Parlerò di un event che si chiama Night to Shine, che è sotto sostegno di Tim Tebow Fondazione, un giocatore famoso del football, e danno $6,000 a qualsiasi chiesa la quale celebrerà la vita dei bambini con le disabilità e offrirà anche un'esperienza di avere come esame di maturità, una festa di maturità dove i bambini negli anni 14 saranno incoronati come re e come le regine di quelle sere, perché sono figli e figlie del nostro re al cielo, e questo è Gesù Cristo. Questo è così importante perché la fondazione Tim Tebow ha hanno venuto a sapere che 80-85 le chiese in tutto il mondo non hanno un servizio per i particolari che hanno le famiglie con la gente che hanno le disabilità. E un terzo delle famiglie che hanno i membri della famiglia che hanno la disabilità hanno deciso di lasciare quella comunità ecclesiale perché il loro bambino non è stato benvenuto lì, si sentiva bene, non si sentiva bene accolto. E questo solo dice sulla grandezza del cuore del nostro popolo per i bambini non nati. E l'organizzazione mia ha proprio un cuore grande per questi bambini, perché siamo unici in tutta la Inghilterra, Wales e Scozia, che organizza queste sere negli ultimi 5 anni. Questo non dovrebbe essere così. Se siete interessati di far parte in questa festa per i bambini con disabilità, potete fare lo scan di questo QR code sullo schermo e contattarmi. E molto volentieri vi collegherò con questa fondazione.
Però dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo collegarsi e lavorare insieme. Sarò onesto. Non sempre guardavo il bene della gente. Nella mia giovinezza sempre guardavo solo quanti trofei posso vincere, quanti campionati l'Irlanda, quanti campionati devo fare. L'unica cosa che era importante anche baciare le ragazze. E questo modo di vivere mi ha portato in tanti pentimenti e cuore rotto. Una curiosità, ho pregato sempre di poter trovare un giorno una ragazza vera, di stare solo con una ragazza. Non ho pensato del matrimonio, non ho pensato sulla castità o la teologia del corpo. Una notte, dopo tre mesi del fidanzamento con una ragazza, la relazione era tanto seria, perché tre mesi come il teenager è un periodo lungo, e pensavo che questa fosse la ragazza per me. Ci siamo messi d'accordo che questo sia la notte, però nel momento ultimo momento, grazie a Dio, la ragazza mi ha detto: sei sicuro? Cosa? Non ero sicuro. Non mi ha voluto chiedere questo. Non ha potuto spiegare questo. Però grazie a Dio ci siamo coinvolti quella sera nella relazione fisica, perché questa prossima quella mattina dopo ho scoperto che già aveva pianificato la prossima settimana passare il tempo con il suo ex fidanzato. Ero così pieno di la rabbia, ero ferito. Perché? Perché tre mesi, il mio prezzo è stato tre mesi. Perché se vai, se esci con me tre mesi, ti darò tutto, mia mente, mio corpo, mia anima. Così ho disprezzato me stesso. E qual è il tuo prezzo? Quanto tempo passerai, aspetterai prima di passare la notte con una persona? Io direi: non hai il prezzo, non sai il tuo valore, però Dio lo sa. My trust in women was hurt. Cercato e la mia confidenza nelle ragazze è stata danneggiata e ho conosciuto un gruppo, si chiama Pure di Cuore. Alcuni di amici sono qui oggi con noi e loro sono stati in un gruppo di preghiera di Međugorje e la loro carisma è stata castità e teologia del corpo. Io ho scoperto, grazie a loro, quanto grave fa la pornografia, quanto grave è la pornografia. E non dobbiamo usare gli altri, ma cercare cosa è meglio per gli altri. E lì ho scoperto, finalmente, come sapere quale ragazza vera per me. Lo saprò quando mi sposo per lei. È solo
allora. Sono stato in un ritiro con questa organizzazione. Ho visto una foto, questa foto che vedete sugli schermi, Gesù che bussa sulla porta e sono caduto in terra tutto nelle lacrime. Sempre avevo nei miei pensieri sempre avevo la porta quando incontro qualcuno, la porta che sono chiusa e la serratura è solo da dentro, solo lui da dentro può aprire questa porta. E se divento amico con questa persona, se ottengo la confidenza, questa porta apriranno e saremo amici per sempre. Però se gli faccio male, se non li tratto bene in un modo sbagliato, questa porta potrebbe lasciare sempre chiusa a chiave. E questa porta sempre vedevo nella mia immaginazione e ho passato tutta l'Irlanda bussando sulle porte in tutti i club cercando l'amore in tutti i posti sbagliati e i volti sbagliati. Allora, questa porta sono stata quella della mia immaginazione. Gesù ha bussato sulla mia porta. Oh Dio mio, cosa farò? Ho sentito che, come Dio mi dicesse, sono stato sempre con te, non ti ho mai lasciato. Anche quando facevi tutte quelle cose, lui ha elencato tutti i miei peccati, tutte le persone che ho ferito. So I dried my eyes and semplicemente sono andato dal vescovo a confessarmi e gli ho detto tutto. E anche questo vi incoraggio a fare questa settimana. Andate al sacerdote che parla la vostra lingua e because when I did that the bishop lovingly quando ho fatto questo, il vescovo ha fatto una frase di San Agostino e ha detto: prima devi innamorarti a Gesù e dopo tutto il resto si metterà al suo posto della tua vita. E ho detto: sì, questo lo farò, però come? Non è facile. Non è facile. Però vi dico, così lo farete, semplicemente. Se amate qualcuno, quella persona vuole guardare ogni giorno. Amici, la messa di ogni giorno. Ho iniziato a andare alla messa ogni giorno. Se ami qualcuno, vuoi anche scrivere messaggi con questa persona e quello è il rosario, Ave Maria. Se ami qualcuno, gli diresti tutto quello che hai nella tua vita, quello è confessione regolare. Sono andato 2-3 volte alla settimana, passando la pornografia e di tutti questi peccati di questo genere. Sono andato a confessare tutto questo finché mi sono liberato di tutto questo. Se ami qualcuno, vuoi passare il tempo nel silenzio con questa persona, non devi parlare.
è l'adorazione eucaristica. E ho iniziato a fare questo. E mi sono innamorato di Gesù. E quindi avevo l'amore che potevo dare agli altri. Per la prima volta sono venuto a Međugorje. E ho fatto una testimonianza, prima testimonianza in un albergo qua a Međugorje. Da allora ho parlato a migliaia di gente, secondo la grazia di Dio. Cosa lui può fare con solo uno nostro sì? Così vi incoraggio a dire sì, per chiamare, invitare Dio nella vostra vita, e questa sono la porta della vostra casa, e non vi lamenterete mai. In questo gruppo, questa organizzazione, ho viaggiato il mondo proponendo sempre la cultura della vita. Sempre volevo andare al safari in Africa. E sono stato invitato a Kenya di fare un insegnamento per gli insegnanti. E questa gente eccellente, come il ringraziamento, ci hanno mandato al safari. E quello è che sempre sognavo e pensavo che non accadesse mai. È troppo caro, troppo costoso, dice mio padre. Però quali sono i vostri sogni? Dategli a Dio e Dio li farà farà più buoni. E una volta, quando parlavo alla Scozia, ho incontrato la mia sposa. E dal primo momento sapevo che lei è per me. Ho sentito la voce che mi diceva dentro: questa è la persona che aspettavi da tanto tempo. Allora, adesso, ragazzi, se sentite la voce dentro di voi che assomiglia a questa, non dite alla ragazza. Scapperà subito. Quello dovete tenere nel vostro cuore, mentre il momento, fino al momento del proposamento, è quando lei dice sì. E io ho fatto la proposta qui vicino al posto che lei ama di più, vicino alla statua del Cristo risorto. Ho pianificato di farlo il 10 agosto, però c'era un'altra ragazza italiana che faceva un incontro anche lì e non andava via, forse era sola. Ho pregato che andasse via, però no, non ha fatto. Così ho fatto la proposta, la mia sposa, di fronte di questa signora italiana, dopo mezzanotte, quindi l'11 agosto. E ho detto: cosa è 11 agosto? È il giorno in cui noi ci siamo fidanzati. Però questo giorno alla messa, il sacerdote ha detto: celebriamo la festa di Santa Chiara d'Assisi. Mia sposa, che io non sapevo, ha fatto la novena tanti anni fa a Međugorje, una novena a Santa Chiara per il suo sposo prossimo. Così la Santa Chiara vi troverà un uomo. Vedete, abbiamo i nostri piani. Però Dio ha un piano più grande e migliore per ognuno di noi. Soltanto noi dobbiamo dire sì.
E ovde smo bili zaljubljeni. E siamo stati innamorati e nel giorno del matrimonio, secondo la grazia di Dio, sono stato con una ragazza vergine. Sono stato il vergine con 27 anni. Per la verginità, castità non è una malattia. Non senti mai che la sera scorsa qualcuno è morto dalla verginità. Questo non succede mai. Questo è il vostro dono che volete regalare. Sempre dicevo che la mia sposa non doveva essere vergine, doveva solo essere quella in cui mi innamoro e con la quale vado in paradiso. Però lei anche mi ha aspettato. E questa è la storia del nostro amore. E quale sarà la vostra storia? Adesso siamo sposati 5 anni e non avevamo i bambini e ci chiedevamo quanto viene il bambino e facevamo le indagazioni, la pianificazione naturale della famiglia e avevamo alcuni problemi con la fertilità, però grazie a Dio, grazie a San Giuseppe e con questa pianificazione Noi abbiamo concepito il nostro figlio Dominic e dopo la figlia Maria e il terzo figlio Noel. Quindi adesso sono 3 piccole scimmie che saltano nella mia casa e qui sono insieme a noi. Ancora abbiamo un altro nel cielo. E Daniel, aborto spontaneo, ha perso la vita nel novembre 2017. È in paradiso e anche noi dobbiamo andare lì. Voglio incoraggiarvi per lottare per questo amore fedele, questo amore totale, questo amore gratuito, questo amore che porta frutti, perché questo è come sembra un amore autentico. Decidetevi per l'amore, è un grande sì. And you will see miracles happening. E vedrete i miracoli che succedono. Una storia ultima. Sono stato pro-aborto tanti anni e non ho aiutato mai a nessuno. Adesso, essendo pro-life, combattendo per la vita, si ricevono i messaggi come questa. Questa è una signora dalla Kenya. Qui c'è la foto della mia figlia che vi ha portato all'aeroporto. Questa ragazza abbiamo salvato da una ragazza che ha 15 anni e intentiamo di chiamarlo secondo te, Emmet, se ci permetti. Perché dare il nome è molto importante. E Emmet crescerà in un'istituzione che noi guidiamo. Speriamo un giorno, preghiamo che Emmet parteciperà nei giochi delle Olimpiadi. E per l'ultima volta vi incoraggio di usare questo QR code per stare per la vita, per stare lì con quelli, assieme a quelli che hanno le gravidanze inaspettate, per aiutare a quelli che hanno fatto l'aborto, per condividere con i vostri amici e la famiglia l'umanità dei non nati e fare qualcosa bello nelle vostre
chiese per le persone con disabilità. Perché quando fate questo ai quelli che sono più piccoli, lo avete fatto a me. E quelle sono parole di Gesù. E noi dobbiamo andare e farlo, sempre con amore. Grazie. Thank you.